Davide Sansone Giangrante, detto siciliano perché originario di Vittoria, non era nuovo all'uso dei coltelli. Si era fatto anche numerosi anni di carcere per un tentato omicidio proprio in Sicilia. E così l'altra sera, accecato dalla gelosia di aver trovato un altro uomo nascosto nel bagno della sua ex, non ha esitato a prendere il coltello che era sul tavolo della cucina, così avrebbe raccontato la donna ai carabinieri, e a sferrare il fendente al fianco sinistro, vicino al cuore probabilmente, dell'infermiere Maurizio Fortino. Un gesto d'impeto avvenuto davanti alla figlioletta di 8 anni che si trovava in casa con la madre, e proprio per questo motivo l'accusa è ancora più grave per il presunto omicida. L'uomo era piombato in quella casa in via Origlia la sera tardi per fare una visita alla figlia. Era di ritorno da Milano e quando ha visto l'uomo, con cui già in passato aveva avuto da che dire per le sue intenzioni e interessi nei confronti dell'ex compagna, ovvero Maurizio Fortino, lo ha aggredito. I due hanno litigato e poi Davide Sansone Giangrande lo ha ferito con un coltello da cucina. L'infermiere è riuscito ad abbandonare quell'appartamento e si è messo in sella al suo scooter per cercare di raggiungere l'ospedale Umberto I, dove tra l'altro lavorano due dei suoi fratelli. E mentre lo faceva, il suo assalitore, secondo sempre quanto hanno raccontato i carabinieri, lo ha inseguito urlando: non mi denunciare, non volevo farti del male. Fortino però è andato avanti, ha continuato a raggiungere, cercare di raggiungere l'ospedale, ma è arrivato nei pressi dell'ex commissariato di polizia, a poche centinaia di metri dall'ospedale, si è accascionato al suolo. Lo ha raccolto e lo ha aiutato un passante che lo ha caricato in macchina e l'ha portato in ospedale, ma ormai per il tanto sangue che aveva perso non c'era più nulla da fare. Nel frattempo il presunto assassino è tornato a casa, si è cambiato, ha abbandonato gli abiti sporchi di sangue ed è tornato in strada. Qui ha trovato una pattuglia della Polizia di Stato, del commissariato Nocerino, che lo ha fermato. Nel frattempo erano arrivati anche i carabinieri, la polizia lo ha lasciato ai carabinieri che hanno continuato le indagini. Sopralluogo nella casa di quanto è avvenuto da parte del gruppo della scientifica dei carabinieri e poi il mosaico ha preso forma con tutto quello che si è scoperto nelle ore successive. Intanto il corpo dell'infermiere è ancora all'obitorio di Nocera Inferiore, ora è nella cella frigorifera. Martedì probabilmente ci sarà l'autopsia.